Buongiorno e buon caffè. Nel caffè dello scorso 8 maggio devo avere forse mescolato due argomenti, non ho avuto la lucidità per separarli in maniera netta o trovare un collegamento ancora più evidente e importante. Perché abbiamo parlato di chi non si valuta a sufficienza, di chi ha un profilo, a mio parere, eccessivamente sottovalutante le sue capacità e di chi si lamenta di continuo. E il collegamento fra questi due aspetti in effetti è un po' ardito, per cui è bene che riprendiamo anche alla luce dei suggerimenti, dei consigli e delle richieste che mi sono state fatte il primo dei due temi per trattare poi il secondo in un altro caffè. Quello che mi stupisce di un mondo, di una società che esalta l'ego, che esalta le proprie capacità, che lavora in maniera esagerata sull'autostima, sull'autopromozione, e vedere poi un numero impressionante di persone che hanno grandi talenti, che continuano a sottovalutarsi, che continuano a chiudersi in una modestia che se da un lato è positiva, dall'altra è a certi versi eccessiva. E cerco di spiegare molto questo concetto. La modestia è un meraviglioso antidoto contro la presunzione. È quella capacità che sgorga dall'umiltà di sapersi comunque fragile, di sapersi comunque incapace di possedere tutto, di non poter mai applicare a se stesso quell'aggettivo esaustivo che oggi è così spesso sopravvalutato, sdrucito e utilizzato in maniera impropria. Ma è quindi frutto dell'umiltà, di un riconoscere i propri talenti, ma sapere che questi talenti non dipendono da sé, non dipendono da me, mi sono stati donati e devo farli fruttare. Questo è l'umiltà. La modestia è stare dentro questa roba qui. Se diventa un modo, in qualche modo, per sfuggire alle proprie responsabilità, per nascondere quello che sei in grado di fare, allora in fin dei conti è un altro aspetto della presunzione. E cioè un aspetto di quel tentativo di arrivare alla perfezione. Finché non sono perfetto non mi metto in gioco, finché non so di poter sfoggiare la mia perfezione non mi metto in gioco. E questo non è modestia, questo è un'altra cosa. La vera modestia che arriva dall'umiltà non ci deve impedire di metterci in gioco, di assumerci le nostre responsabilità e di farci carico dei talenti che ci sono stati dati. Dell'altro argomento parliamo in un altro caffè. Buongiorno e buon caffè.